Ho preannunciato poc'anzi un collegamento telefonico importante con un protagonista in maglia rosso-azzurra, il numero 26 del Catania, Fabio Sciacca. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Allora Fabio, ci sono due temi che vogliamo affrontare con te. Il primo è l'oggetto della curiosità e della sete di informazione di tanti tifosi rossazzurri. Tu hai avuto quest'estate, dopo le primissime fasi della preparazione, il riacutizzarsi di questo problema al piede. Adesso stai cercando di lasciarti alle spalle questo ennesimo contrattempo. Davvero il 2010 non si può dire che sia stato il tuo anno fortunato. Stai cercando di lasciarti alle spalle comunque questo contrattempo. Noi guardiamo al bicchiere mezzo pieno, perché hai ripreso a correre da prima, hai corso un bel po' e poi hai ripreso anche confidenza un minimo con il pallone e stai gradualmente cercando di saggiare con grande cautela e prudenza, si intende, saggiare le tue risposte rispetto a carichi che vanno intensificandosi un po'. Come stai? Come ti senti? Innanzitutto diciamo che rispetto al ritiro il dolore è quasi sparito, quindi mi permette di fare bene o male tutto. Giustamente con il prof e i suoi collaboratori cerchiamo di evitare di caricare troppo subito per evitare che si riacutizzi di nuovo il dolore. Quindi stiamo andando molto con cautela, però sinceramente le sensazioni sono positive, riesco a fare quasi tutto, riesco a calciare, riesco a fare cambi di direzione, riesco a fare tutto, quindi credo che la cosa sia superata, anche se ancora non mi sento di dirlo perché diciamo che sono un po'... scottato. Sei un po' scottato e ne hai ben ragione, insomma, perché lo abbiamo detto, hai avuto parecchi intoppi, parecchi contrattempi, tra l'altro proprio quando sembrava che la situazione si fosse definitivamente risolta. Adesso però c'è anche una sensazione positiva che ti incoraggia, quantomeno, insomma, da qualche giorno ti vediamo sorridente finalmente. Sì, già che io sono riuscito piano piano a tornare in campo, a fare qualche passaggio, a fare qualche lancio, qualche tiro in porta, per me è già tanto. Sono state persone che hanno detto che io non ero in grado di tornare in campo, quindi mi sono messo d'impegno e ce l'ho messa tutta per far sì che queste persone avevano torto e diciamo che piano piano ci sto riuscendo. Andiamo avanti Fabio, la pazienza è la virtù dei forti, andiamo avanti perché comunque tu avrai un carico di preparazione da sopportare nelle prossime settimane, perché ovviamente hai interrotto la tua preparazione nel momento cruciale, quindi devi recuperare lunghezze rispetto al gruppo in termini proprio di rendimento strettamente atletico e questa sarà la tua grande sfida nelle prossime settimane per arrivare poi pronto magari chissà alla fine del 2010, all'inizio del 2011 per arrivare pronto all'impegno agonistico. Quindi insomma hai davanti comunque tanta strada da fare, la fai con il coraggio, con l'umiltà e con la qualità che ti contraddistinguono. Sì, quello sempre, poi sono in buone mani, il prof mi aiuta, mi fa fare sempre dei lavori che servono solo alla mia salute, non sono per fatti così per caso. Il prof della piscina mi aiuta tanto, il prof Cazzetta, ad avere qualcosa a livello di... Che è una figura storica a Catania, il professore Cazzetta, no? Come? Intere generazioni sono cresciute con questo sergente di ferro, già professore di educazione fisica, il professore Cazzetta, insomma, molto, molto noto a Catania, è un meticoloso per definizione. Sì, io ho avuto la fortuna e la sfortuna di conoscere l'anno scorso, sfortuna perché ha un bel po' di tempo che passo con lui e magari avrei preferito passarlo con i miei compagni in campo, però ho avuto la fortuna di conoscere una bravissima persona e soprattutto un grande professionista, e mi ha aiutato tanto in questa mia riabilitazione, quindi lo ringrazierò sempre. Fabio, l'ultimo Lecce-Catania, tra l'altro, è una gara che ricordiamo per due cose in modo particolare, anzi per tre: l'esordio in Serie A di Tomasz Kocicki e di Vito Falconieri, ma anche la tua prima partita di un certo livello in Serie A, il tuo primo palo in Serie A, che poi originò il gol di Martinez, l'unico gol che il Catania seppe realizzare. Il Lecce vinse 2-1, era la prima partita della gestione De Canio, guarda un po', il Lecce che rincorreva la salvezza che poi comunque non arrivò al termine di quella stagione per i giallorossi salentini, riuscì a piegare il Catania che però nel secondo tempo, dopo un primo tempo assolutamente remissivo, cambiò volto proprio grazie all'innesto di un certo Fabio Sciacca, che colpì il palo del quale abbiamo parlato, che originò poi la respinta, il tap-in comodo in rete da parte di Jorge Martinez. E lo stesso Sciacca, che tu dovresti conoscere, andò vicinissimo due volte al gol e ci volle il miglior riflesso di Benussi, se non vado errato, se non ricordo male, per negarti in due circostanze, due inserimenti offensivi splendidi, il gol che sarebbe stato il gol del pareggio. Poi alla fine
insomma, la somma di ammunizioni con decisione un po' troppo fiscale, il secondo giallo dell'arbitro e la tua espulsione che fece arrabbiare Zenga con l'arbitro, perché Zenga disse: io l'avrei voluto schierare titolare la prossima partita, adesso mi hai tolto di mezzo il ragazzo che sarà squalificato. Insomma, Zenga entrò un po' in polemica all'epoca col direttore di gara. Insomma, hai vissuto in quella giornata, nell'aprile del 2009, hai vissuto tutte le emozioni insieme, come se fosse un frullatore. Tu che ricordi hai di quella partita? No, sicuramente non possono che essere positivi, anche se c'è di mezzo l'espulsione, i ricordi sono positivi. Spero di poter tornare presto a quei livelli, perché alla fine era bello poter stare con i miei compagni, poter dare il contributo alla squadra, potersi impegnare, poter correre, poter sudare, quindi... è sempre bello ricordare quella partita, però penso al futuro e cerco di tornare al massimo per poter fare altre prestazioni del genere. Quali sono le parole guida che porti con te in questi giorni così difficili, che hai portato con te nei giorni trascorsi? La forza in seno al gruppo, dalla dirigenza ai compagni di squadra, chi te l'ha data per cercare di lasciarti alle spalle finalmente questa dose incredibile di sfortuna? No, un misto di cose, perché alla fine la famiglia mi ha sempre sostenuto, i compagni stessi, la parola che mi dicevano: dai che ce la fai, dai non mollare, la vicinanza dei miei ragazzi, di tutta la mia famiglia, un po' di tutto diciamo, però alla fine è stata la voglia di rientrare che mi ha fatto fare quello che sto facendo adesso, quindi mi sto riallenando per quello, secondo me. Oh, ti chiediamo ancora un'ultima battuta, poi ti liberiamo, invece, sul rendimento attuale del Catania, sulla sensazione che hai tu della forza di questa squadra, anche con riferimento alle passate stagioni. Angelo, non ti ho sentito bene, sento piano. Ti chiediamo una battuta sul rendimento della squadra in queste prime giornate e sul valore assoluto, secondo te, del Catania 2010-2011 rispetto anche a quello delle passate stagioni, quello che hai vissuto tu negli ultimi due anni. Io credo che comunque quest'anno il Catania stia dimostrando di essere un'ottima squadra, l'ha dimostrato col Milan, col Parma, con tutte le squadre che ha affrontato fino adesso. In qualche occasione siamo stati fortunati, in altre meno, però a livello di gioco credo che siamo una delle squadre più organizzate del nostro campionato, quindi sarà difficile per le altre venire ad affrontarci qui al Massimino, e comunque quando andremo ad affrontare le altre squadre fuori casa daremo del filo da torcere, perché siamo una squadra ben organizzata grazie al mister, che comunque lavora tutti i giorni e con la massima serietà e il massimo impegno. C'è un SMS per te al 342-41-52653. Fabio, ricorda che siamo figli del vulcano, mi raccomando, non mollare e buona serata. Peppe il fornaio. Lo ringrazio, lo so da dove vengo, e so, io amo la mia terra, la mia maglia, quindi spero di dare veramente il massimo per questa maglia e per questa città. Bene, noi ti ringraziamo per il tuo intervento, vento di primavera, e torna a soffiare forte anche sulla prima squadra. Dai che ti aspettiamo, Fabio. Grazie per avermi fatto partecipare a questa trasmissione, e niente, vi faccio un in bocca al lupo e vi saluto tutti con un abbraccio calorosissimo. Crepi il lupo, grazie a Fabio Sciacca.